E così, ora viviamo in un mondo diviso. In attesa dell'avvento dell'orda ancestrale. A meno che, ovviamente, tu non ottenga la corona. Ciao a tutti, bentornati ad Elden Ring, da me e da Mari. Allora, ci siamo lasciati in codesta location, stiamo ancora spippolando questa parte della mappa. Abbiamo però sbloccato la chioma del sacro albero. Però io prima di andare a spippolare qui e morire malamente, perché già abbiamo visto che si muore malamente anche lì, volevo completare questa parte. Dunque, noi dobbiamo andare verso Imperdi qua. Ecco, ho messo anche il punto. Ho capito che queste pallette elettriche, una volta che vengono, diciamo, aggrate, sì, fanno il loro sacro danno, però poi scompaiono. Tanto è vero che io ho preso l'oggettino sul finale dell'episodio, non so se l'avete visto, un oggettino che stavo cercando di prendere e l'ho preso, e meno male che l'ho preso, perché era una chiave praticamente di pietra, quindi era anche importante da prendere. Sento qualcuno che odo un canto soave da qualche parte. Deve essere uno di quei. Ah, è quella là, è quella là. È quella là. Chissà se c'è qualcosa là sotto da pigliare. Boh, non vedo niente sparaflesciare da qua. Ma io andrei senza indugio verso il nostro obiettivo. Qui io la stanza non l'ho trovata, queste rovine, quindi non so se effettivamente c'è o meno. Magari poi ci torneremo, che vi devo dire? Non l'ho trovata. Sembrerebbe di no, che non c'è una stanza. Scusate, scusate. Ecco, mo aggro pure questo. Damose. No, no. Lasci fare, me do. Damose. Allora, adesso dobbiamo andare praticamente verso l'edificio che si muove. Se non mi ricordo male. Qui però ci sarebbe. Ma qui c'è qualcosa da prendere. L'avevamo ucciso quest'orso? 8488 rune. Si può fa. Anche se moriamo malamente, non succede nulla. Qui c'è sta roba brutta, ci sta pure un portale, attenzione! Attenzione! Ma mori! Ma no, ma che moro io? Oh! Ari, e dai! Là. A posto. Allora, oh, ma un altro ce n'è! No! Porca! Ma qui i mob che so, d'acciaio! Io boh, ma veramente fate? Fammi bere, va! Allora, c'è un portale, ma è un portale tutto macchiato de sangue. Che vuol dire? Lo vogliamo prendere? Ma dove ci porta? Volevo andare a fare prima la quest di cosa, io. Qua c'è una piantina, un fiorellino importante. Allora, ci vogliamo segnare? Vabbè, ma Damos, ma che ci frega? Vediamo dove ci porta. Se c'è una grazia da sbloccare, la sbloccheremo e poi torniamo. Perché devo andare a fare. Oddio! Ma. È una caverna! Non si può manco tornare indietro, tocca falla. Ma dove cazzarola si è? Siamo nel sottosuolo! Siamo nel sottosuolo. Ma dove cazzarola? Siamo nel sottosuolo? Sotto a Kaelid addirittura. Memmo? Mo ci tocca falla. Palazzo di Moguin. What?
c'è una grazia. Ma dove cazzo Roma siamo? Cioè, posso dire, questo gioco è veramente una cosa immensa. Ma chi se l'aspettava? Cioè, ma è bellissimo. Quello è l'Olimpo. Quindi adesso possiamo arrivare sull'Olimpo. Eh no, ma io voglio andare a fare la quest de cosa, regà. Quindi prima... Adesso mi sblocco. Un ricordo. Una grazia, mi sblocco. Non è che ci stanno nemici appollaiati, no? Io sto andando in sportiveggianza e leggiatria come se non ci fosse un domani. E qui c'è sangue, non è... E posso... Mi butto, là. Mi sono buttata bene. Ma che figata immensa. Là. Ok, lì c'è la grazia. Pigliamoci tutti i cos. Ok. Fungo disciolto. Si è disciolto. Qui se muore male, amari, quindi damose. Allora, andiamo qua sotto? C'è gente brutta e strana, no? Allora, ci sblocchiamo la grazia e poi ci torniamo, perché assolutamente, cioè, qui va spippolato tutto. Ma va che roba. Va bene. Ho fatto bene a prenderlo sto teleport. Però prima di andare avanti voglio concludere quella parte là. Ste canne da zucchero si possono o no? Allora, facciamo così, accendiamo la grazia. A posto. Allora, oh, chi è quella? Leggi Dida? No. È gente brutta. No. Ma quanti siete? No. Noi sediamo, Lì c'è un picciono. Vabbè, qui c'è tanto da spippolare, quindi noi siamo... Luoghi di grazia. Fiume Sofria. Strada tortuosa verso il palazzo. Vabbè, dai. E... No, aspetta un attimo. Ecco qua, strada tortuosa, ok, ci sta, vabbè, a posto, dai. E niente, torniamo dove? No. Ecco, torniamo da sti pizzi. Catacombe, ma no, ma io voglio andare, ecco. Campi. No, aspetta, guarda, andiamo qua che siamo più vicini al nostro obiettivo. Bene. Molto bene. Allora, 12.194 rune, vabbè, se può fa. Allora, adesso, questo qui pure ci buttava addosso roba elettrica. Però ce la possiamo fa. Perché dobbiamo arrivare lassù che c'è sta una chiesa. Allora lì ci siamo andati. Attenzione! No. Oh madonna. Ma cos'è questa violenza? Ma Amaride, sei incastrata, cretina? No. Mi scusi? Cerchiamo di arrivargli sotto senza morire male. Dai Amari. Ti
Attenzione, Amari, attenzione. Attenzione che ci... Attenzione. Ma porca, porca. Tira di su, Amari, tira di su. Vai. Attenzione, Amari, attenzione. Via, 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 via. 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 Vediamo se riusciamo a tirarlo giù. Ciccio formaggio qui. Dai, Amari. Ya fai? No? Sì? No, dobbiamo togliergli qualche altro pezzo de sale grosso. Dai. Qui tolto. Dai, non suona più, suona ancora. Vai, mortacci, stracci tua. Ma la smetti, per favore? Ma poi niente, Amari non azzecca. È pure cretina, posso dire. Eccala. No, sono morta, non ci credo, non ci credo. Da pazzi, è da pazzi, è da pazzi. Ah, meno male c'ha la statua di Mari che va a fall'uovo, va. Meno male, cioè, almeno una gioia. Siamo mai una gioia, io boh. Eh no, però da qua no. Mortacci, stracci tua. Era arrivata. Dai, zigozago, zigozago. Amari, però... azzeccali, sti colpi. Oh, ci stanno le mie rune. Che non ho preso, che non ho preso. Ha missato bellamente. Si può fare una cosa easy una volta, una volta. Non è che dico tanto, ma una volta, una cosa easy. Lo fa. Però facciamolo dall'esterno, perché all'interno ho paura che... Oh, porca puzzola, infasciatissima, mi becca sempre. Dovrebbe funzionare pure se gli pulisco solo una zampa. Se te pulisco solo una zampa dal sale grosso, funzica? Non funzica? Questa io ho pulita tutta però. E allora non funzica. Sì, ecco, ecco, aspetta. Aspetti! Ma gli devo pulire tutte e quattro! Ma vaffancuore, va, a te tutte e quattro le zampe dal sale grosso. Ma sai che faccio? Non me defilo proprio, guarda. Tu dimmi del tempo che mi sta a far perdere sto cretino di... E meno male che c'è una soda di Marica, fall'uovo. Ma non si può di prima mattina, dai. Cioè... Ma cos'è? Damo se va. Là. Ecco, là sta ceppa. E perde tempo. Sai che faccio? Ecco. La ceppa faccio. Ceppa. Vai. Me ne vado alla chiesa. Mi faccio arrivare alla chiesa. Ho visto una chiesa, chiaramente. Non me ce fa arrivare alla chiesa. Non me ce fa arrivare. Ma vaffanculo un'altra volta, dai, ma non si può morire per ste cavolate, su. Ma tanto non taglio, per cui... cioè, inutile, mi puoi far morire tutte le volte che te pare, non taglio. Allora, mo vado diretta. Vado diretta perché mi sono stufata.
Vado diretta. Zigo zago, Amari, zigo zago. Zigo zago. Zago zigo. Vai, 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 vai. Damose, damose, damose. Se gli stai abbastanza sotto non ti tira più una ceppa. Entro, entro assolutamente in questa chiesa. Hola. No! Fammi toccare la grazia. Riposiamoci, vediamo. Ma che? Cioè, tira nonostante tutto questo cretino di palazzo. Ah, ecco. Ho interrotto l'aggro. Allora, mo vediamo un po'. Scudo specchio d'argento, ok. Evoca l'antenna. Evochiamola. Oh, young yet towering sister of ours, let the birthing droplet in and create life for us, for all the Albanorix. Quindi, ciccia, ti devo dire qualcosa? Dica. Thank you. De nada. I finally fulfilled my purpose. Piede alla forgiatura funeraria del drago antico. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf. Ok, ma mo sto lobo che dobbiamo farlo? Dobbiamo... Mi scusi, lei sta qui, ma cosa... Cioè, non fa niente lei? Vuole rimanere qui? Vabbè, io la lascio qui tranquillamente, eh. Ok, qui non c'è neanche pericolo che ci attaccano. Possiamo attaccare. Allora, il palazzo lo lascerei bellamente lì. Qui ci sono delle meduse. Ci sarà qualche oggettino da prendere? Vogliamo vedere? Ah, vedi, ci stanno un sacco di fiorellini. Giglio di Trina. Questo è importante. Allora, vediamo un po'. Diamo una spippolatina, tanto per capire. Senza cadere, Amari, perché se cadi so dolori. Ah, vedi quanti fiori. Non va arrabbiate, vero, se prendo i fiori? Sto solo prendendo i fiori io, eh. Non faccio nient'altro che prendere i fiori. Vabbè, qui se muore male... Quello si è calmato, ti è. Li mortacci, stracci qua. Ho detto una fregnaccia. Va visto. Qui c'è un oggettino, se non ci fa morire male. Pietra di forgiatura, ok. Quella è la città, giusto? Sì, quella è la città. A posto. Boh, per me ce ne possiamo anche andare a questo punto, eh. E però a questo punto io andrei... Andrei dove stavamo prima. Poi se c'è qualcosa che ci siamo dimenticati... Ecco, vediamo un po'. No. Qua. Porca puzzola, infasciatissima. Ok. Se c'è qualcosa che ci siamo dimenticati, ci ritorniamo. Poi lo vedo da chicco. Se mi sono dimenticata qualcosa. Intanto però noi ci spippoliamo qua. Allora, ci spippoliamo qui. Andando in per di qua. Ah, questi si muovono?
Cioè, si muovono o posso passare bellamente così? Mi do! No! Ma dove cazzo ero la tiri, Amari, cretina? No! Ma che fate le capriole, cretini? No, vabbè, ma questo è un centro traumatologia proprio, eh. Cioè, posso dire? Ma che cazzo la fai, Amari? Non targettare. Vabbè. Che cazzo la m'hanno buttata addosso sti cretini? Allora, qui posso evocare. Ma non posso evocare. Non posso evocare. Perché non posso evocare? Mo ve riduco un poltiglia. Me fate spippolà. Fatemi spippolà, no. Santa pace, io boh. Sti cretini. Tanto si sa che fate una brutta fine, eh. Posso dire, eh? Allora, proseguiamo per di qua. Qua mi pare che non ho lasciato niente. Questo che è? Qualcosa che si muove, no? E qua? Oddio. Allora. Ma vaffanculo, ho sbagliato. Mi insinuo? Mi insinuo in questo pertugio? Vediamo. Sento ringhiare fortemente. Allora, qui si direbbe che si scende. Ah, mi sa che qui si va sì al lago che abbiamo visto di sotto. Ok. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, se io mi do di qua, sento una palletta intanto. Fuori uno. Qui c'è un oggettino prezioso. Fuori due. Ok. Che è sto robo? Allora, lì c'è un altro oggettino. No, vieni qui, cretino. Cenere, tributo di sangue. Oh no! Oh no! No, 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 no. Due con colpo solo. Mali morti. Mali mortacci, stracci vostri. Era un trappolone. Ma c'è una grazia a sti vizi. Sì, ma questi vanno. Questi vanno in giro. In branco. Ma mica se può. Questi fanno finta di dormire. C'è qualcuno appeso? No? Sciame di mosche. Bene. Le mosche si posano sulla me. Ma perché io non... Ah, ecco. Andiamo, mio fedele piccolo. Qui c'è un oggettino. Escrementi insanguinati. Ma che ci dobbiamo fare con gli escrementi insanguinati? Non si sa.
Allora, lì c'è un altro oggettino. Non questo, quello. Questo. Escrementi insanguinati. Ah, qua c'è un altro oggettino che è molto importante. Meno male che non c'è la marciscienza qui, eh. Qua c'è un altro oggettino. Picciono, mi segui, picciono? Ecco. Ma vaffanculo! Non targettare, cretina! Muori, grazie. Mo moro io. Ok, fatto fuori. Facciamo fuori pure questi. Picciono, de qua. Olè. Abbiamo fatti tutti fuori, caro... No, non è vero. Allora, spippoliamo su. Spippoliamo su e di qua. Ci sei? Picciono, ci sei? Ok, noi siamo arrivati da qua, giusto? Yes, yes. Lì ci siamo stati, c'era il trappolone. Qua ci sono... dei materiali a posto. Lì c'è, come si chiama, la processione. Abbiamo preso tutto, però qua non abbiamo preso un materiale. Ok, qui materiale. Lì c'è un oggettino. Il picciano mi è quasi morto. Due oggettini e c'è anche un cretino enorme. Ecco. Aspetta, adesso aspetta, sai che dobbiamo fare? E perché targhetti male? Ah, beh, perché ho ucciso lui che l'ha evocato, quindi è morto automaticamente. Bene, bene, piede di forgiatura. Il picciolo sta andando via. Ci sono materiali. Ci abbiamo un'altra boccetta, sì. Ok. Qui ci sono lucciole d'argento. Ah, qua c'è un altro trappolone. Vediamo di passarlo in sportiveggianza, Mari, per cortesia, che non voglio morire. Se no tocca uccidere tutti quanti di nuovo e a me non me va. So gran tanti, eh. C'è qualcuno appeso sulle pareti? Sulle fottute pareti? Pietra di forgiatura 6. Coagulo di albinauro. Runa aurea, benissimo. E anche qui è fatta. La processione la lasciamo stare, che non ce ne può fregare meno. Qui abbiamo preso, proseguiamo quindi, giusto? Proseguiamo per di qua. Allora, vediamo un po'. Noi stiamo andando proprio di qua. Prendiamo questo materiale. Andiamo sempre di qua. Attenzione, Mari, attenzione. Allora, qui lì c'è un oggettino molto prezioso, ma c'è qualcuno che ci rompe le balls? Io non mi fido. Anche perché sento continuamente ringhiare. Saetta runica.
C'è qualche, no? Niente, a posto. Proseguiamo? Facciamo muro muro? Ci stanno un sacco di oggettini qui. Comunque. Ok, c'è qualcun altro? Questo stava solo qui a fare la guardia a queste? A queste due piantine? Ce n'è un altro là. Attenzione. Allora, se si uccide quello, l'evocazione sparisce. Bene. Bene. Corona aurea. Sono proprio brutti sti cosi. Si possono guardare. Allora, Mari, c'è un oggettino lì. Questo? Questo è prezioso. Bocciolo rituale. Ok. Andiamo a vedere qua sopra? Là. 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 A posto. Là. Là. Ma se va da qualche parte qui? Ma non credo. Non credo proprio. Ma lì ci sono delle farfalline. Stiamo andando sull'Olimpo, cioè è una cosa bellissima. Spero di riuscire a fare tutto in questo episodio, ma dubito. Allora, prendiamoci questo oggetto. No. No. No, 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 no. Ecco, scompari, grazie, scompari. Cioè, ma che cose brutte escono fuori? Questo che è? Damose. Qui c'è qualcosa, no? Le farfalline. Ok, prese. Allora, vediamo. C'è. Che altra c'è qua? Non mi pare che ci siano altri oggettini. No. Qui c'è la piantina. Piantina. Piantina pure qua. Allora, da qua si sale sull'Olimpo, eh? Tanta roba. Cioè, l'ho sempre visto da lontano. Adesso il fatto che posso salire su, in qualche modo, mi emoziona. cioè, posso dire, questo è un gran bel gioco, questo, eh? Cioè. Mi sono ritrovata in punti assolutamente così, ad gazzum. L'ho spippolato e basta, senza... Che poi senza seguire una guida è un peccato, perché uno si perde un sacco di cose. Io mi sono persa sicuramente un sacco di cose. Là c'è un'altra caverna e ci sarà il trappolone, attenzione. Ah no, non è una caverna, è un pertugio. Niente, ok, prendiamoci questo. Occhio a Mari, perché potrebbe spuntare un altro di quei cosi col gigante. Comunque qui sono veramente, cioè, menano come fabbri a ste zone, eh. Porca puzza, affasciatissima. Tra questa e quella di neve non si sa chi mena di più. Vabbè, tutti i materiali io piglio, come se non ci fosse un domani, perché non si sa mai. E niente, a sto punto andiamo sulla scalinata. Che dice Maria? Andiamo sulla scalinata? Vediamo un po'. Allora, facciamo così però, Mari. Bevi. Ok. Qui non è che mi fido tanto. È uno spazio un po' troppo. Mausoleo della dinastia Mowin. Ok, si deve andare di là. C'è la scala. Posso prendere l'oggettino senza che nessuno mi asfalta? Mappa palazzo di Mowin. Attenzione. Oh. Mazza, ho solo una grazia. Abbiamo spippolato tutto però, eh. Credo, no? Noi siamo qui, dobbiamo arrivare qua. Vabbè, l'unica cosa è andare avanti, quindi andiamo avanti. Sì,
Sì, andiamo avanti per di qua. Seguirei bellamente la strada. Oh, c'è una grazia. Senza che mi siedo. Oppure potrei anche sedermi, perché tanto qui abbiamo fatto tutto. No? Giusto? Potrei anche sedermi. Ma sì, sediamo. Ma vabbè, ma che mi siedo a fare? Lasciamo perdere, andiamo avanti. Ah. Ma che c'è, la marcescenza qui? Mi dire una marcescenza qui? Aspetta un attimo, fatemi vedere un attimo. Inventario. Riduce un sanguinamento in corso. L'accumulo di marcescenza. Ma non so, io per non sapere né leggere né scrivere. Ecco, famo così. I boli me li metto. Ok. Posto. Mazza quanti so. Posso neanche evocare. Secondo me è marcescenza quella, no? Amari, che dici? Ecco. Ah. Ma pure qui ci state? Bene, due in un colpo solo. Attenzione, amari si stanno avvicinando. Due in un colpo solo, benissimo. Oggettino, pietra di forgiatura, ok. Vedete qua? Da qua si vede il di sotto che abbiamo già fatto, credo. Credo che sia la parte di sotto che abbiamo già fatto, il lago, no? Ok, questi sono esplosi praticamente. Un'esplosione di... Ecco, aspetta. Sa quanti siete, oh, ma che è? Forse dovrei fare con la cometa delle Halley qua. Così li sciotto tutti. Andiamo un po'. Questo. Attenzione, amari, attenzione. L'ultima boccia. L'ultima boccia. Poi li devi affrontare face to face. Oddio, sanguinamento. Non è la marcescenza, è il sanguinamento. È il sanguinamento. Ok. Vabbè, però adesso non ce l'abbiamo praticamente. Faccio così. Runa dei numi. E che cazzarola è? T'hai visto. Ok, meno male che ce ne sono rimasti pochi. Vediamo se riusciamo a farli tutti e due. Questi via, Mari. Dai, è così. È andata benissimo, benissimo. Però, vabbè, abbiamo un sanguinamento in corso, ma... Ah no, ho sbagliato, guarda che ho fatto. Ho tolto Torrent, ma sarò cretina. Qui ci devo mettere questi. Ok. A posto.
Non ti fida, Mari, Osho. Benissimo. Oh, ma come fanno a prenderci? Scusa, eh. Ma che so? Vabbè, però il sanguinamento che abbiamo non è che ci fa chissà quale danno, per cui in effetti adesso non ci dà nessun danno proprio. Forse perché è a livelli bassi. Oddio, che è sto lumacone? Che è sto lumacone? No! Porca d'una puzzola infasciatissima. Ma non targettare quelli. Ecco, finito. Vabbè. Allora, Mari, mo sai che dobbiamo fare? Dobbiamo andare lì e fare destrezza del limiere. Te la senti? Dai. Ua. Questi pure. Ma vaffancuore, va. Vabbè, quello lasciamolo là. Sta lì che prega. Fallo fa. Bolli tamponi, altri tre. Benissimo. Giusto che ci servono. Però io vorrei la magia, perché con la ma... No! No, 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 no. Ma l'animaccia tua... Ma se io li misso tutti bellamente, non li posso missare tutti bellamente, perché qui c'è roba, questi stanno a pregare, che è? Che fate? Vabbè, ripasso da qua. Oa. Bravi, 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 seguite il gregge. Branco di poveretti, posso andarmi a prendere questo? Questi stanno a pregare, non dovrebbero accorgersi proprio di me. La rosa, grazie, così la regalo a qualcuno. Molto gentili. Me ne vado dentro l'Olimpo. Allora, signori, io vado. Bravi tutti, innanzitutto. Bravi tutti. Bravissimi. E poi... La. È stato un piacere conoscervi. Mi insinuo. Qui ci sarà sicuramente un trappolone. Non c'ho manco la magia per illuminarmi meglio. Ah, Mari, andiamo un po' così in stealth. Ah, qui possiamo evocare, ma non posso neanche evocare. La cosa mi fa piacerissimo. Veramente piacerissimo. Vado muro muro? Vedo una ceppa. Attenzione, Mari, attenzione. Perché dovrei evocare? Sento suonare. Oddio! No! Ma non lo faccia! Venga qui! No! Ma vaffanculo! Ma questi menano veramente come fabbri, dai! 13.000 rune. Com'è c'è la strada di Marica? Cioè, ma non è possibile, però. Come te beccano? Te. Però adesso abbiamo la magia, Mari. Possiamo evocare? Chi evochiamo? Vogliamo evocare... Ciccio? Flo? Floflo? Damose dei floflo. Andiamo dei floflo. Le nostre rune stanno lì. Allora, floflo, mi stai attaccato o ti serve una spi? Ma non mi ricordavo che camminavi a quattro zampe, floflo. Ce la fai? Cioè, ma stai così perché non ti senti bene? Non ho capito.
Allora, abbiamo detto, a sto punto io userei anche la luce, perché ci vedo meglio. Floflo, ya fai? Ah, Flo, ma i mortacci stracci tua, vuoi venire qua? Oh! Vabbè, io sono senza parole, posso dire? Ma sì, fatte una passeggiata, tanto che te frega. Cioè, io t'ho chiamato così, per sport t'ho chiamato. Ah, questo è un mercante? Sì, è un mercante. Salve, signor Grinch. Oh, dear. Am I terribly sorry. Are you here as a customer? Eh no, sta a vedere. Allora, possiamo vendere qualcosa di doppio che abbiamo? Che abbiamo di doppio? Una ceppa. Niente. Non abbiamo niente di doppio, signor Grinch. Come pare. Allora, facciamo così. No, ho sbagliato. Acquista, vediamo che c'hai de bono. C'hai questi che ci vorrebbero servire. Io queste me le comprerei. 25.000, cioè abbiamo 120.000. 25.000, ma sì. E poi mi prenderei pure questi. Conferisce benefici di una runa maggiore equipaggiata. Boh, ma mi pare che ce n'ho tante di queste. Grazie. I'm afraid I've very little to offer. No, no, hai offerto un sacco di roba, cioè 5. Ma scusa, non sono atti bellici questi, non ti preoccupa. Ma di nuovo, ma stia giù, cretino. Ma intanto quello che cosa sta facendo? Ma io boh. Ah, e c'è un oggetto super prezioso. Ci sarà pure un trappolone, figurate. Runa del Lord. Allora, qui è molto dispersivo, secondo me, eh? Vogliamo tornare giù da coso? Volevo vedere però se si va avanti qui o è una strada chiusa. Perché se è una strada chiusa torno giù. Ma non mi pare proprio che è una strada chiusa. No, 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 no. Allora, però Floflo è rimasto qua. Io non capisco perché rimane qua Floflo. Floflo, scusami, ma tu ti rendi conto? Ti rendi conto o no che devi venire con me? Vuoi che te porta a Cicicollo? Ma io boh. Eh no, ma dobbiamo andare là. E niente, questo rimane qua. Un'evocazione sprecata. Sprecata proprio. Vabbè. Allora. Di là abbiamo detto. Allora, di qua ci sta. Lui, strada chiusa, a posto. Ci sta il Grinch, c'è strada chiusa. Quindi dobbiamo andare di qua. Arriverà quello prima o poi. Boh. L'evocazione è proprio buttata nel. Ah, qua. Oh, porca. Oh, porca. Non si vede una cippa. Ma dimmi te. Vabbè, io mi butto. Prendo le cose che ci sono da prendere. Oddio, mi scusi. Sono addosso. Grande comballaria spettrale. Qui c'è un sacco di roba preziosissima, devo dire.
Qui non si può andare. Devo cercare di non perdermi la roba, perché qui... Ma... Avanti, Amari, avanti. Allora, noi veniamo da qua. No, no. Allora, vediamo qua sopra un attimo. Eccola. Chi è, mo, questo? Un'altra volta. No! Ma no, ma no, ma no! Mannaggia a me, mannaggia a me, mannaggia a me! Ma porca puzza, affasciatissima, che non mi ricordo mai di rimettere ste cazzarole di... Ho lasciato la luce, ho lasciato. Ma dimmi, dimmi. Mo, accendi la luce, cretina. Mi raccomando, lasciala qua, eh. Ecco. Io poi so cretina, no, Mari. Allora, Mari fa. Allora, abbiamo capito che sto cretino non è proprio adatto. Ehm, non so. La lacrima riflessa, vogliamo provare a portarcela dietro? Oh, ci leverà un sacco di... Però... Cioè, più della metà, sta cogliona. Mi ciuccia. Senti, vedi che devi fare, ciccia. Almeno te. Ok, andiamoci a riprendere le rune. Ah, almeno questa ci segue, va. Almeno. No, ma porca. Dura da Natale a Santo Stefano sta cosa. Allora, noi stavamo andando in per di qua. Eccole qua le mie rune. Vediamo se ci pensa lei. A morire, pensa. Pensa a morire. Beh, però un po' gli ha tolto, eh. Devo dire che... Sporco lavoro suo l'ha fatto. Bene o male. Qui dietro c'è qualcosa? No. Proseguiamo. Ma stiamo uscendo? C'è una grazia. La tocco prima di subito. Siamo arrivati sull'Olimpo. No, vabbè. Allora, mi riposo, mi riposo. E... Ah, ma possiamo fare il livello per caso? Fai vedere? Ma non credo. No, no, no. 137.000. Vabbè. Damose. Aspetta, però io voglio cambiare vocazione. Metto il picciono, vediamo un po'. Posso disturbare? Lor signori? Posso anche evocare qua? Che è quella? Una porta che si apre, un portale. Attenzione, attenzione. Qui si può scendere forse? Io questi vorrei far fuori tutti, però. Posso farli fuori tutti? Vabbè, tanto la grazia sta qua. No. Quello lì. Quello lì. Amari! Muori, grazie. C'è una cassa. Tocca pialla, tocca vedere che c'è dentro. Tre in una botta sola. Dai, è così. Grazie, Fracico. E che c'è qua? Pietra da forgiatura funeraria del drago antico. Ce ne abbiamo tante. Io proverei... Secondo me adesso possiamo potenziare anche la spada del limiere, con più 25. Secondo me, eh.
Secondo me sì. Ok. Adesso non ci rimane che prendere l'ascensore. Dove ci porterà questo ascensore? Però io sono un po' preoccupata. Ma dobbiamo andare. Anche se... Vabbè, mo prendiamo l'ascensore e vediamo dove ci porta. Sopra, all'Olimpo. All'Olimpo? All'ultima tappa dell'Olimpo? Yes. E dobbiamo aver... Ma chi è quello? Cos'è? Cioè, più che altro cos'è? Posso evocare, per cortesia? Mi rifullo. E qui c'è una boss fight, è troppo ampio. Vabbè. Salve. Eccola. Ma che è sto? È un braccio. Non promette niente di buono, eh? No, no. Mo da qua che esce fuori, oddio. Ma chi è questo? Dearest Mikala. Ah, sono amanti. You must abide alone a while. E quindi? Welcome, honored guest. Grazie. To the birthplace of our dynasty. Oddio, quanto sei brutto. Posso evocare? Vai, picciono. Aspetta. Vai così. Quasi morto. È quasi morto. Amari è quasi morto. Mi ha morto anche il picciono. No, 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 no. No, porca puzzola, è infasciatissima. Si può fare tranquillamente, cioè con Azzurra è un attimo, con Azzurra è proprio un attimo. Stata di Marica. Ma dove porta? Qui fuori, no? Ah, ecco, ok, ok. Allora, però vogliamo usare invece del picciolo, vogliamo usare l'antennina. Antennina secondo me gli dà de brutto. Mettiamola qua. Vediamoci le rune. È morto! Non è riuscito a fare una ceppa, è morto! È morto, è morto, è morto, è morto! GG per noi, GG per noi. No, non è morto. Ah, sì. Luna maggiore di Mog. Ah, rimembranze e azioni del sangue. Ma pensavo che c'era una seconda fase, me l'ha preso un coccolone. Ok, aspetta. No, fa niente, non dice niente, ok. Allora, adesso penso che possiamo anche livellare grandemente proprio, no? Livello, yes. 648.349 rune.
Ma in botta, oh. Allora faccio così e... Ammazza quanti livelli posso fare. Vabbè, sì, mettiamoci più vita, va. Tutto su vita. Olè. Siamo rimasti anche con poche rune. Allora, io sono molto contenta perché ho fatto finalmente questa parte qui che ci mancava, che era quella dell'Olimpo praticamente. C'era un altro bossone. Benissimo. Allora, col signor Miguel lì, non so, accendiamoci. Brava Mari. Allora, un saluto a tutti da me e da Mari e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. La...